del giorno. La parola al consigliere Paganoni. Ringrazio e prometto di essere breve. L'ordine del giorno, appunto, beh, l'ho già spiegato in realtà quando ho chiesto di votare l'urgenza, è stato presentato adesso proprio perché settimana scorsa l'UNESCO, prima la Commissione e poi il Comitato Esecutivo, con due votazioni disgiunte, ha approvato una risoluzione che disconosce i legami storici di ebrei e cristiani con i luoghi santi della città vecchia di Gerusalemme, citando il monte del Tempio di Gerusalemme, il muro occidentale, conosciuto come muro del pianto, solo con il termine arabo musulmano e definendolo soltanto come luogo santo musulmano e non giudaico-cristiano. In questa votazione di 58 membri, alcuni erano assenti, altri 24 hanno votato a favore, 6 contrari e 26 si sono astenuti, sia in commissione che nel comitato esecutivo, e fra questi anche l'Italia. Nell'ordine del giorno si cita che il Comune, ovviamente, visto che è il Consiglio Comunale che lo vota, è rispettoso delle diverse religioni e del diritto di culto. Preso atto di questa votazione antistorica che gli stessi paesi arabi hanno nei giorni successivi e anche oggi parzialmente condannato, dicendo che andiamo a vedere esattamente dove viene citato questo, che alcuni paesi arabi hanno votato a favore solo per assecondare le loro opinioni, l'hanno detto degli stessi ministri, la loro opinione pubblica interna, ma esprimono forte soddisfazione per le mosse palestinesi all'UNESCO e criticano apertamente e dicono che è esagerato, esagerano con queste posizioni estremiste, quindi sono gli stessi arabi che sono contro, seppur non potendo votare contrario per questa di politica interna, questo tipo di risoluzione. L'ordine del giorno prende atto quindi dell'astensione del rappresentante italiano, condannata da Renzi tra l'altro successivamente, consapevole dei dati storici del rapporto tra quel luogo, l'ebraismo e anche il cristianesimo, esprime un giudizio negativo su tale pronunciamento dell'UNESCO e sulla posizione dell'astensione dell'Italia. Quindi quello che è l'impegno è rappresentare al governo italiano tali giudizi negativi e indirizzare alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UNESCO questa propria espressione, auspicando una nuova deliberazione che prevede una corretta denominazione dei luoghi che sia rispettosa di tutte e tre le religioni monoteiste che lì hanno sede, quindi quella ebraica, quella cristiana e quella islamica, quindi non vogliamo assolutamente disconoscere quella islamica, non è che vogliamo fare l'opposto di quello che l'UNESCO ha fatto, anzi ci mancherebbe. Molto semplice, visto che di queste risoluzioni purtroppo ce ne sono state tante nell'ultimo periodo e ce ne saranno ancora perché alcuni paesi arabi insistono nel presentarla, ci tenevo a che questo Consiglio, come anche altri, come quello di Milano l'altro giorno, votassimo questo ordine del giorno.